Bentornati in questo nuovo video. Allora, prima di tutto scusate, ma di prima mattina non sono un bel vedere. Però ho in mente di fare dei video interessanti, diciamo, non i soliti. Anche perché in tanti me lo chiedete, ma io avevo in mente di farlo, cioè arrivati a 100 iscritti. Però siccome siete in tanti a dirmelo, allora farò qualcosa già adesso e poi quando sarà il momento dei 100 iscritti farò un'altra cosa. Ok? Allora, prima di tutto facciamo così. Allora, mi metto. Questa mosca mi sta uccidendo. State, vattene via. Allora, questa crema qui è una crema per i piedi. Già l'avevate già visto in quell'altro video. Allora, praticamente si mette sopra i piedi uno spruzzetto, un goccio. Dopodiché va massaggiato il piede dalla punta dei diti verso la gamba, verso su. Allora, posso mettere per farlo vedere. Allora, l'ho messa una puntina, così, una puntina, e parti da qui e via verso su, massaggiando. Dopo un tot, deve, cioè, lo senti perché si assorbe e lo consigliano giorno, vabbè, la sera e vabbè, la mattina 2 volte, non di più, 2 volte, ma anche il giorno, durante il giorno quando. Allora, perfetto. Andiamo a quell'altro piede, che poverino, se no ci rimane male. Allora, sempre uno spruzzino. Adesso, questo l'avete già visto nel primo video che ho fatto, è di Bottega Verde, è una crema gel idratante viso. E andrò a mettermela in faccia. Questa, anche questa consigliano di metterla la sera prima di andare a letto, ma io la metto qui e non va messa e non va risciacquata né niente, questa. Messa. E adesso vi leggo cosa fa. È una crema favolosa per chi ha la pelle mista o tendente al lucido. Ha una texture gel del tocco asciutto, fresca e leggera, che come un sorbetto
disseta la pelle, dona conforto prolungato e idratazione. Poi, praticamente si usa preferibilmente con un prodotto specifico per la tua pelle. Ad esempio io, amo, questa me l'hanno consigliata, quindi ho detto la prendo. Stendi la crema con i polpastrelli con movimenti delicati dal centro verso i lati e dal basso del viso verso l'alto. Questo metodo di applicazione combinata dall'utilizzo della crema aiuta a mantenere la pelle nel suo stato ottimale. E c'è, ed è kiwi e mela, ci sono altri gusti, ma mi piace tanto. Sto qui. Poi andiamo. Ops, scusate. Andiamo di qua. Che io farò adesso, no, perché poi già l'avevo messo in un altro video e che cavolo, applicherò sui capelli questa. Al momento l'ho fatta l'altro giorno, quindi non la rifaccio. Cioè, a regola si potrebbe fare anche i capelli asciutti, ma ho paura che con i capelli asciutti mi rimangono unti e siccome ci voglio andare a giro mi dà un po' fastidio. Questo qui l'avevo già detto nell'altro video, praticamente non ti fa cadere, cioè via, è per chi ha problemi che ca cadono i capelli, nel senso che li perde, come me per esempio, che li perdo, poi ora è il periodo, quindi questa non è anticaduta. Oltre a me, anche come me che non mi crescono, questa è consigliabile. Me l'hanno già ordinata a Spa, quindi proviamoci. Beh, adesso allora, questo io penso che lo conoscete. Andrò a applicarlo sulle labbra. Io lo adoro, adoro tutti i tipi di trucchi della Kiko, però ne uso pochi. Per adesso, io per esempio le matite per gli occhi le metto pochissimo perché non mi tornano, soprattutto sotto. E poi quando avrò finito l'eyeliner andrò a prenderlo dalla Yoroshi che lo voglio provare. Allora andrò a applicare questo. Ha proprio le labbra chic. Per farle lucide ho usato questo qui in fondo, in cui fra pochino sentirò il proprio che secca e quindi è difficile che vada via. Ce l'ho anche in versione più scura, però un altro colore, e anche questo l'adoro, però mosca io ti ammazzo, uccidiamo le mosche. non anche questo, però siccome ho finito il fondotinta, anche se non lo uso più di tanto, però torna tantissimo. Per esempio quella, la commessa, quando gli chiesi questo qui, mi aveva consigliato di bagnare prima la spugnetta,
Per spugnetta e poi metterci, infatti, dura tantissimo. Cambiamo via tutto uno spiaccio comunque, se vuoi. Adesso, siccome non ho il cosetto, il temperino, questo è della pupa. E questo qui io l'adoro. Infatti, se lo sto già finendo, questo qui è un po' di meno perché sono colori, sono un po' complicati con colori, è un po' più scuri. Proprio fumo da morire, a me mi piacciono da morire. Però adesso vado ad applicare prima quello più oro e poi quello più chiaro. Adesso vado ad applicare quell'altro. Sì, guardate, guardate la differenza. Chiudo un attimo gli occhi. Li adoro. Oltre al fatto di struccarsi, questo qui lo adoro della Kiko. Ora lo sto già finendo perché mi trucco quasi sempre, quindi lo uso a chili. Però comunque. Mi ci trovo tantissimo, poi profumo anche. E della Rocher io ho preso cotoni così, struccanti, sperando di non finirli subito, perché conoscendomi me li metto, li prendo anche 5-6, vabbè perché sono pedita, però sono dettagli quelli, non sono perfettina quindi. Allora andrò a mettere la liner. Liner sempre della Kiko. Questo ho guardato che mi ci trovo tantissimo, però non ho, perché lo sto finendo e io sono andata cioè, nel negozio per acquistarlo, però non c'è più. Io ho detto vabbè, lasciamo perdere. Siccome mi sono tirata tanto, ho voluto prendere altri Cioè, altri eyeliner simili, perché proverò quelli della Rocher poi. Io ho un modulo tutto mio, anche se ci avete fatto caso, di allungare così l'occhio, chiuderlo, a meno che si stende l'occhio e riesco a mettere l'eyeliner dritto. Mari, mi te è sbagliato, si fa a questo modo, ma ognuno ha i suoi modi di metterlo. L'unica cosa che io non riesco poco a fare è proprio il segnetto così, infatti mi garba tantissimo, ma dovrò farmi insegnare da un'amica perché è bravissima lei a truccare, a mettere certe cose e quindi io prima o poi ce la faccio anch'io. Col tempo gliela posso fare. Perfetto. Adesso vado a prendere una cosa per le sopracciglia.
Perfetto. Allora, dopo aver messo, l'eyeliner, per chi per esempio ha le sopracciglia come me già lunghe e sue, però mi apre tantissimo. Cioè, in tanti usano quelle finte, ho visto, però. Però io vi consiglio questa. Me l'hanno regalata, io non... La Lash senza Yonal, non so cos'è. La trovi da tutte le parti, anche nei supermercati. Però mi ci sono trovata tantissimo. Peccato, lo sto finendo. Ti fa le sopra... le ciglia... Scusate. Le ciglia lunghissime, infatti. Ho un metodo. Cioè, chi le fa... Occhi chiusi, ma faccio così. In modo che vengono proprio lunghissime. Se lo vedete, sono lunghe. Perfetto. Ok. Adesso, se vedete la differenza, queste sono più lunghe. Adesso vado a applicare sulle sopracciglia questa. È la prima volta che la uso, quindi non è che... Prima poi imparo anch'io, ditemi pure se sbaglio che almeno imparo anch'io, però io penso che vada messa così. E poi c'è cosetto qui, tombellino. Perfetto. Questo non lo sto a mettere il correttore perché è per gli, non è per i brufoli né per gli arrossamenti, ma sono per il contorno occhi qui, che perché c'è tipo gli occhiai che dorme poco, cose così. È il colore marrone. Per me mi servirebbe quello verde, che è per gli arrossamenti e per i brufoli. Ora ve lo leggo, per questo che è marrone, per cos'è soprattutto. Allora, eccoli qua. Allora abbiamo il celeste, cioè il viola, come lo interpretate voi, contrasta l'incarnato spento illuminando le zone d'ombra. Abbiamo questo qui, che c'ho io, che è... camuffa le occhiaie scure, le macchie di imperpigmentazione, scusate la mia ignoranza per dire le parole, però. Poi abbiamo questo qui che è, mi pare un giallino, cose così, insomma. Neutralizza le occhiaie bluastre e le piccole vene. Poi abbiamo quello verde, che quello mi servirebbe a me. Nasconde i rossori, brufoli, capillari e arrossamenti. Come mi servirebbe. Perfetto. Quello che avevo fatto prima è questo. Addirittura nel nuovo catalogo abbiamo
lo shampoo addirittura, e poi per i capelli colorati anche. Abbiamo lo shampoo per i capelli colorati, abbiamo anche, penso che avete già visto, per chi ha capelli in vecchiaia, via, nel senso che sì, cominciano a diventare quel giallastro. E i capelli un po' chiari, no? Bianchi, bianchi, insomma, grigini. Si incomincia anche a notare che ci sono quel giallastro nei capelli. Questo qui è ideale perché shampoo riflesso d'argento, sublima i riflessi dei capelli, biondo, platino, grigio o bianchi, neutralizza il tipico riflesso giallastro. Se no abbiamo anche shampoo riflessi dorati, per chi ha magari la tendenza all'oro, illumina i riflessi dorati dei capelli più chiari. Comunque, quello lì che ho messo, applicato prima sui piedi, vi leggo a modo, se lo trovo, cosa farebbe. Perché io lì per lì non l'ho detto più di tanto. Però è questo, gel fresco antifatica. Io lo metto perché nonostante faccio un lavoro un po' pesante, cioè è pesante, devi stare sempre in piedi senza mai sedersi così, poi con le scarpe non adatte, le risenti. E praticamente formula arricchita con olio essenziale di menta piperita. Dona un immediato effetto freschezza. Aiuta tanto. Se no, c'è il balsamo riparatore. Questo. E forma nutriente arricchita con burro di karité. Nutre e ripara le pelli secche e rovinate. Sempre anche questo per chi ha una certa età. Che magari, oppure chi ha comunque la pelle secca, che in tanti ci sono, questo qui anche per i piedi è adatto. Poi abbiamo questo olio essenziale lavanda bio, comunque tutto in generale, è crema nutriente ai piedi, questa qui è la crema nutriente ai piedi, e crema della texture morbida arricchita con olio noce di con olio di noce di macadamia, nutre intensamente i piedi. Dirò dove prima o poi. Abbiamo la nuova novità comunque, il burro cacao e karité. Qua dietro comunque trovate la storia del karité. Infatti, c'è cioè, karité d'Africa. C'è scritto che il karité nasce in Africa, dove gioca un ruolo chiave nel suo ecosistema, contrastando l'erosione dei suoli e favorendo l'insediamento di culture. Il suo frutto contiene una mandorla da cui si ricava il prezioso burro. Io adoro. Poi abbiamo la simbologia, il nostro impegno, insomma. E costano 1,95. Poi qui c'è lo sconto. Se ne prendi due, paghi 3 euro. Abbiamo comunque, io consiglio tanto ultimamente, questo, aspetta un attimo, questo, per chi ha problemi sempre di secchezza nelle mani, così insomma, o in generale, questo qui, che è basso nutriente intenso pelli. Molto secche, scusate, e l'abbiamo fatto. È uscito nuovo al karité. Siccome il karité funziona tanto perché anche per chi anche di labbra, no? Come il burro cacao che si seccano anche durante l'inverno, ti salva. Anch'io ogni tanto mi si seccano, allora prendo quello lì e funziona. Poi, abbiamo questo, lo gommage vegetale, questo qui è la nuova
È nuovo anche questo, una nuova novità. Ed è con grani 100% vegetali e sfoglia delicatamente la pelle, lasciandola morbida e levigata. C'ha polvere di noccioli di albicocca. Poi abbiamo, ce l'ho anch'io, questo qui che è per il seno. E ora è lifting seno. Allora, grazie alla centella asiatica che stimola la produzione di collagene, rassoda e sublima il décolleté. Questo. Poi abbiamo il latte idratante e rassodante 2 in 1. Idrata, levica e tonifica la pelle fin dalla prima applicazione. Giorno dopo giorno la pelle è più elastica e soda. E è questo. Ve la faccio vedere. Comunque l'avete già vista. Io l'adoro tantissimo. È questa. Comunque, tipo, chi c'ha anche le smagliature, non le fa proprio sparire, no? Però, cioè, non le vedi più, cioè anch'io e tante persone quando gliel'ho fatta provare in determinato periodo di smagliature così, mi hanno detto, mamma mia, prima mi si vedevano tanto, adesso li sento e basta, non li vedo. Ho detto, bello come cosa. Abbiamo novità, questi qua due, olio secco sublimatore, che è questo, scusate, ora non ci capivo più niente, textura leggera si fonde deliziosamente sulla pelle rendendola morbida e vellutata. Poi abbiamo la Eau de Toilette, Eau de Vines, io il francese non lo so, infatti si vede. È un profumo, diciamo. Fiori di tiare e Ylang Ylang si intrecciano in un fondo di vaniglia per una brezza esotica. Io voglio riprovarlo, ve lo dico, ve lo confido. Poi, ritornando a prima, abbiamo la nutrizione delle mani. Abbiamo, sai, anche quello con la mucchina che si trova in supermercato, così, insomma, per chi magari durante il viaggio non, cioè, non può lavarsi le mani se tocca qualcosa, abbiamo questo. Sosse mani pulite. Deterge le mani senza acqua né sapone. Poi abbiamo crema mani idratata a lunga durata. Idrata idealmente le mani, lasciandole morbide e confrontate a lungo. Eccolo, questo in tanti me la stanno chiedendo. È la crema sublimatrice mani e unghie 2 in 1. Per chi, per esempio, l'ho già detto prima, questo è il nuovo tubetto. Per chi, come ho detto nei video precedenti, che ho fatto vedere anche il tubetto, per chi si spacchino le unghie, oppure magari anche le mani si screpolano anche in una certa età, io vi consiglio, dov'era? Questa. Perché, lo leggo, le mani sono idratate, sublimate fino alle unghie, che ritrovano tutta la loro lucentezza. Non dico che fa tanto miracoli, però comunque anche la mia nonna, per esempio, me l'ha ordinata, mi ha detto voglio provare una cosa, siccome mi si rompono sempre le unghie, anche perché sta dietro al giardino così, allora gli ho detto guarda, prova questa qui, c'è scritto questo e questo. Allora, anche le mani si screpolano durante anche il freddo, cose così, insomma, anche perché, poveraccia,
una certa età e quindi si capisce anche. Ed è quando l'ha provata, che avevo fatto il primo ordine, allora mi ha detto ordina questa. Da quando gli è arrivata, che se la mette ogni tanto, ora non dico tutti i giorni, c'è scritto ogni tanto anche così, non gli si spacchino come prima, cioè gli si spacchino poco, ma fa miracoli, almeno male, ho detto, almeno non ti lamenti più, detto fra noi due, fra noi, diciamo, e niente. Il resto l'avevo già detto anche in altri video. Proposito di per concludere, diciamo, almeno come viene in mente qualcos'altro. Questa qui è arrivata l'altro giorno, e me l'aveva chiesta una persona. Ma ha detto, per caso hai, perché non mi metto tanto il fondotinta, vabbè, nemmeno io me lo metto tanto perché non mi torna. Ma ha detto, mettiamo, io ho detto, guarda, c'è questo B&B, B&B più perfetto, come si dice, è un fondotinta, io ho detto, è un fondotinta però in crema, e proprio... Non è proprio quel fondotinta che ci sono alla Kiko, cose così, insomma. Infatti, si fonde uniformemente sulla pelle, proteggendola dall'invecchiamento precoce. Anche quello lasciamo perdere. Però, comunque, l'altro giorno mi scrive e mi dice: ho provato quello che ti ho ordinato, la B&B. L'ho provata anche perché uscivo e ti devo dire che non si vede che è un fondotinta, non sembrava nemmeno che fosse un fondotinta, perché poi se avete visto, se ci avete fatto caso, ci sono i colori a scelta. E praticamente mi ha detto che proprio è una crema che si spalma, come le creme che ho fatto vedere da prima, insomma così. Si è trovata bene, ho fatto, meno male, meno male, perché cioè, è difficile, difficilissimo, almeno per me trovare certe fondotinta che non sembra il mio fondotinta, anche quando mai ti tocchi, senti proprio, sai, quell'appiccicoso unto così, e infatti quello lì mia madre risolve tutti, non tutti i problemi, però risolve qualcosa. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto.